stiamo studiando provvedimenti che spostino le scadenze delle tasse locali, ad esempio sposteremo la scadenza della COSA, della CIN, della TARI e altri provvedimenti che potremo prendere in aiuto vostro dopo aver approvato il bilancio di previsione della nostra città. Tanti ci chiedono se i nostri mezzi pubblici della TC sono igienizzati e sanificati. Vi voglio tranquillizzare, lo facciamo regolarmente, igienizziamo, sanifichiamo regolarmente i nostri mezzi pubblici, quindi siate tranquilli da questo punto di vista. L'altra domanda che ci fate con più frequenza è quella su Piazza del Mercato, se la stiamo sanificando, la risposta è sì anche in questo caso, non solo stiamo igienizzando e sanificando Piazza del Mercato, ma anche tante altre strade e piazze, piazzette della nostra città. Chiaramente non è efficace o risolutivo nei confronti del virus, è un trattamento per migliorare l'igiene in generale. La novità di oggi è che per spostarvi, come voi sapete, dovete compilare un modulo, questo modulo è stato aggiornato ed è uscito il nuovo modulo che vi chiederà delle notizie in più, ad esempio se siete in quarantena. Quindi mi raccomando, uscite esclusivamente solo per necessità e quindi per andare a lavorare o per andare a comprare, e andate a comprare una volta a settimana, massimo due, non in momento, perché è compilato il modulo nuovo, mi raccomando. Siamo in attesa poi del nuovo decreto, dovrebbe uscire entro domani, e quindi vedremo i nuovi provvedimenti da emanare proprio dopo aver letto finalmente la stesura finale del decreto. Stiamo aumentando i controlli di chi esce senza averne motivo. Inizieranno non solo a multarvi, ma aumenteranno proprio notevolmente i controlli. Non uscite, perché è l'unico modo per contrastare il virus, è proprio questo, quello di stare in casa.